iniziato a giocare al paese, ero bravo, ero il capitano della squadretta. E il primo provino poi l'ho fatto a 13 anni, ho fatto fare tanti chilometri a mio padre. Poi a 14 anni mi sono trasferito, lontano dalla casa, dalla famiglia, dagli amici. E dovevo combattere con la nostalgia, però c'era il campo a ridarmi qualche soddisfazione. Ma la sera ero triste. Meno male sono arrivato presto in prima squadra, contratto di 3 anni, dei soldi, tutti quelli mi giravano attorno a farmi festa, mi sentivo un dio, no? Prendevo già più di mio padre. Un anno tra prima squadra, primavera, poi a fine stagione in prestito perché dovevo crescere, ho fatto un po' di gavetta in giro per l'Italia. E poi un giorno mi sono fatto ma male al ginocchio e sono stato 6 mesi fuori, però ho lavorato bene, ce l'ho fatta, sono rientrato verso la fine, no, noi eravamo salvi, obiettivo raggiunto, e mancavano 2 giornate, dovevamo giocare contro una sotto in classifica, mi chiama uno con cui avevo giocato, lo conoscevo, ci si conosce tanti sul campo. Lui non giocava, giocava con un'altra squadra, non con quella che dovevamo incontrare. Insomma, c'erano dei soldi da prendere se la perdevamo. Dissi subito di no, di lasciar perdere, volevo giocarmi le uniche partite della stagione al meglio, no? E non l'ho detto a nessuno, sì, al procuratore, però pure lui d'accordo, zitti e via. L'anno dopo un'altra telefonata, sempre lui. Stavolta era a metà campionato, c'era da pareggiare, agli altri andava bene, ci state. Noi si era messi male, tanti infortuni, squadra, la società non pagava 3 mesi di ritardo. E stavolta ci ho pensato un po' di più e non gli ho detto subito di no. Ne ho parlato a 2 o 3 compagni. Dice, è giusto fare una cosa così, ma era uno pari, magari. Si veniva da 2 sconfitte, dai, perché no? È andata così. Abbiamo preso soldi, non tutti, in 3. Poi si pagava una cena alla squadra con la scusa del mio compleanno. E è cominciata. Altre telefonate, si parlava ormai in codice, come nei film, no? E dietro c'erano le scommesse, tanti soldi, anche le telefonate erano diverse, cominciavano a essere minacciose. E non sapevo come farne a venirne fuori. E poi è arrivata la denuncia, la procura si era mossa e mi sono trovato davanti al giudice, mi faceva delle domande, ma sapeva un sacco di cose di noi, di tutti. L'ho guardato e per qualche motivo mi sono lasciato andare. Gli ho raccontato tutto, sin dall'inizio. Ma le sapeva quasi tutte le cose, l'ho capito dalle domande che mi faceva, dalle intercettazioni che mi mostrava. E ora, non lo so, se tornassi indietro non lo rifarei, ma l'ho fatto. Mi sono rovinato. Mi vergogno perché ho tradito i miei compagni, quelli che ho coinvolto, soprattutto quelli che non hanno mai saputo nulla. I miei genitori sognavano con me un futuro nel calcio che conta. Mio figlio. Gli racconterò che anche i papà sbagliano, che il mondo là fuori non è per niente facile. Si vedono tante luci, ma non è così.